Comunico che è deceduto l'onorevole Filippo Mancuso, già membro della Camera dei Deputati dalla XIII alla XIV legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Ha chiesto la parola l'onorevole Cicchitto. Prego. Prego i colleghi di defluire Signor ordinatamente Presidente, e di consentire a chi lo desidera di ascoltare l'intervento dell'onorevole Cicchitto. onorevoli colleghi, voglio ricordare in quest'Aula la figura dell'onorevole Filippo Mancuso, persona di straordinaria levatura intellettuale, grande giurista, persona che ha sviluppato nel dibattito politico e culturale del nostro Paese sempre delle grandi battaglie per la difesa dello Stato di diritto, per le garanzie istituzionali, per un confronto pacifico e civile fra le varie parti politiche. Credo che in questa ricorrenza, in questo momento difficile, noi dobbiamo, quest'Aula debba al Filippo Mancuso un ricordo di una persona singolare per vivacità intellettuale, per capacità propositiva, per capacità di riflessione sui grandi problemi del diritto oggi nella nostra società. Grazie onorevole Cicchitto. Ha chiesto la parola il ministro della Giustizia, onorevole Alfano. Prego. Grazie. Anch'io ricordo il collega parlamentare e nella mia funzione di oggi ricordo il predecessore, ricordo il ministro della Giustizia che incarnava in sé due grandi virtù, un raffinato giurista ed una perla di galantuomo. Credo che questo sia il modo giusto per ricordare Filippo Mancuso a chi lo ha conosciuto e anche per lasciare un applauso in quest'Aula che per l'ultima volta invece lo vide soffrire. Ha chiesto la parola l'onorevole Adornato. Prego, ne ha facoltà. Vorrei, Presidente, personalmente, ma soprattutto a nome dell'intero gruppo dell'Unione di Centro, associarmi alle parole del collega Cicchitto e del ministro Alfano, non per rito, ma per affetto, perché alle volte succede che la vicinanza in questi banchi produca anche questo. Sono vantaggi collaterali, potremmo definirli. Stato un vantaggio per chi l'ha conosciuto frequentare, sia pure solo in quest'Aula, Filippo Mancuso. Non richiamerò qui quello che è già stato detto dell'uomo di diritto, del galantuomo. Vorrei ricordare la sua logica stringente, che definirei quasi una logica morale. Filippo aveva la passione dell'argomentazione logica e che risultasse moralmente ineccepibile come argomentazione logica. Io credo che questo è un insegnamento antico che forse abbiamo perduto, che sicuramente le giovani generazioni vanno perdendo, ma è il più grande insegnamento che si possa fare per diventare cittadini. Perciò diciamo grazie a Filippo Mancuso. Grazie, onorevole Adornato. Ha chiesto la parola l'onorevole Consolo, prego. Grazie, signor Presidente. Anch'io vorrò dire due parole, proprio due, come era nello stile di Filippo Mancuso, per ricordare un grande uomo, un grande giurista, un vero galantuomo. Io ho avuto il privilegio di essergli amico e credo che al di là delle scontate espressioni di cordoglio, si debba a tutti noi, prescindendo dagli orientamenti politici, ricordare la figura di uno dei migliori guardasigilli che il Paese abbia avuto. Grazie, Presidente.